Buona primavera a tutti, buonasera a tutti. Con Aspettando il TG stasera abbiamo due cuochi veramente eccezionali che rappresentano due ristoranti di tradizione e che hanno veramente fatto anche la cultura enogastronomica della nostra regione. Maria Probst, della Tenda Rossa, eccola qua. Ciao, la mia. Eccola la mia cocca, bentornata. Buonasera. Allora, che dire, che bello dire. Stare qui con voi, finalmente, che bello averti. Dopo tanti mesi. Averti perché sei un po' di scoletta, ma hai sempre talmente tanto da fare. Allora, con Maria potremmo dire che la Tenda Rossa, che ormai ha quanti anni di vita la Tenda Rossa? 45. 45, pensate. Con Maria, che è arrivata un po' di anni fa, potremmo sì, dire, ormai... nel 2003-2004, 11 anni fa, insomma. 11 anni fa, con il battesimo, potremmo dire, televisivo qui, ad Aspettando esatto, proprio con il voi. TG. Con lei, la Tenda Rossa ha avuto un nuovo impulso, ha cambiato tante cose, la sua formazione, che è una formazione d'Oltralpe, si è andata a incontrare talmente bene con la cultura enogastronomica toscana da aver fatto nascere anche un figlio, diciamo la verità, per cui lei è una mamma felice, insomma una persona a cui siamo molto molto affezionati. Troppo buona. Il sei. Tuo pranzo prevede che cosa oggi? Questo è un piattino, diciamo, primavera mi sembra, no? Esattamente, estremamente primaverile, che sarà un cestino poi da scoprire soprattutto. Un po' lungo da spiegare, poi la vedrete. Insomma, lo vedremo. Con Maria c'è sempre qualcosa di fresco e di estremamente nuovo. Come del resto, nuova è l'impostazione, potremmo dire, di cucina, perché le risorse diventano più giovani, potremmo dire, con per esempio il nostro Duccio, eccolo qua, nel caso del ristorante buonasera. Oliviero. Eccolo, buonasera. Eccoci, buonasera a tutti. Ristorante Oliviero, che dire, ha fatto e fa, continua a fare la storia di Firenze. Di Firenze. C'è questo librone che testimonia proprio di quanto abbiano mangiato bene, si siano divertiti, siano diventati poi degli amici. Grandi attori, grandi personaggi che hanno attraversato proprio la storia di questo locale. La storia del locale è la storia dell'Italia e di Firenze, che sono passati da noi e hanno lasciato a noi un segno e noi gli abbiamo lasciato un segno a loro. E poi, insomma, Francesco. Francesco, sì. Giuseppe. E Giuseppe sono dei maestri a dei maestri. Oggi maestro come Giuseppe non ce ne sono più, potremmo dire, e un anfitrione come Francesco, insomma, è difficile. E poi non solo, chi avesse una bella voce o una grande mano può anche lì trovare, come si faceva un tempo, un pianoforte da provare. Sì. Insomma, due grandi ristoranti, ma siccome è primavera ci voleva un bel fioraio, va bene? Eccolo qua, Mario Selicato. Dove sei finito fra i fiori che qui mi ha messo? Qui, eccomi, eccolo. Grazie, hai portato la primavera, te, che certamente. Meraviglia. Accidenti. Che meraviglia, che meraviglia. Ecco di qua la fioraia di Viale Mazzini di Firenze che ci accompagnerà in alcuni percorsi floreali per capire come magari anche spendendo poco e non rivolgendosi a un fioraio, ma le racconterà un fioraio, possiamo addobbare le nostre tavole. Allora, cominciamo subito. Questo che fiore è? È un prunus. Un prunus, quindi un fiore, semplice. Sì, semplice, fiorisce in questo periodo. Guardate che prima bello. Di Pasqua, tutti gli anni, quando volete mettere in casa qualcosa di fiorito e dura tanto, c'è il prunus. Quindi dura molto messo tantissimo semplicemente nell'acqua. In vaso, poi, nell'acqua. Quando finisce la fioritura, di tenerlo in acqua. Sì. Perché cosa succede? Finisce la fioritura e comincia a germogliare la foglia. Quindi avete in casa un arbusto di rami che vanno avanti la fioritura. Poi, ci fa durerà anche il frutto. un mesetto e mezzo, il frutto no. Quindi vedete poi che fra l'altro è unito a delle foglie particolari che sono foglie che nascondono, guardate che cosa nascondono. Queste sono camelie, le camelie recise, che ci abbiamo tante coltivazioni qui in Lucchesia. Eh sì. E la mandano anche all'estero come... Tra l'altro dalla Camellia sinensis si fa il tè, quindi pensate. Bellissimo. Allora, questo è un mazzo, ti ringrazio veramente tanto. E visto che sei il fiorista di Aspettando il TG e qui ci sono tanti vasi, allora metti il prunus che poi mi fiorirà. Con lui dopo faremo delle composizioni molto molto veloci, molto carine, che insomma ci rallegreranno anche la casa. Maria, andiamo con il tuo cestino subito. Allora, cominciamo dalle verdure. Eccoli qua. Tipo? Abbiamo i ravanelli, abbiamo un peperone giallo, asparagi, piselli freschi che
dopo poco nasceranno. Poi ho un po' di erbe, la barba di finocchio, un po' di rosmarino, questi spaghetti di riso e qui c'è una salsina che poi vi spiegherò che cos'è. Poi qua c'ho l'altro protagonista e la sogliola. Oh, mi piace, torna la nostra sogliolona, quella dei bambini. Esatto. Eh? Cominciamo con la sogliola. Cominciamo con la sogliola, un secondo soltanto, il quiz, come potete esservi dimenticati dei miei pani? Allora, quanti sono i chili di questi pani che la regia adesso vi andrà mostrando? E io vi voglio ricordare la sequenza di premi che comincia a essere, aspetta Maria, così ricordiamo come si sfila la pelle della sogliola, quanti sono i pani per tanti, tantissimi premi. Cominciamo dall'ultimo. Allora, io direi che l'ultimo premio che abbiamo ricevuto da potervi donare è questo portapane delle mie tre signore che sono venute l'altro giorno. Poi abbiamo un libro, il libro di Alvaro Claudi. Poi abbiamo un corso di cucina per chiunque, per due persone ovviamente, presso l'Unione Cuochi di Arezzo. Poi abbiamo 10 kg di pane semplice, 5 kg di biscotti, tarallini, tarallucci, pan grattato e quel che vorrete. Poi mi sembra del passito bianco rarissimo che offre un'azienda che è stata ospite qui, Mazzarri, di Aspettando il TG. Poi una serie di confetture e di marmellate tipo questa, eccola qua, gelatine e cose varie dell'Elba, dell'azienda Piaceri, che è tutto un piacere, potremmo dire. Poi abbiamo il chilo di gelato, l'ho detto, una colomba farcita dall'Alessandro Malotti, maestro artigianale di gelato. E poi che mi sono dimenticata. Mamma mia, c'è la memoria. Dimenticato, quest'altro. Se mi sarò dimenticata qualche cosa, lo aggiungerò subito dopo. Perché può darsi che anche loro vogliano aggiungere qualche cosa, va bene? Vedremo. Intanto la linea è aperta e la sogliola è pronta. Vai Maria. Allora, abbiamo una sogliola che esiste anche già, ovviamente, pulita. Vieni Duccio. Soprattutto dal pescivendolo che la farà molto volentieri, comunque se si prende una sogliola intera. Si fa così. Si prende un coltello, si fa un'incisione sulla coda del pesce, poi si apre leggermente, si stacca dai bordi e poi bisognerebbe prendere un pezzo di carta e poi ora purino si leva tutta la pelle. Prendiamo. È una sorta di spellare, nel senso proprio ci vuole un gesto bello deciso. Bisogna essere un po'... Più è fresca la sogliola, più vi fa resistenza, esatto. Per cui diventa una lotta alla fine, è vero? Sì, allora mai comprate, comprate solo quelli vecchi, se va bene. No, comprate solo un buon pescivendolo. No, sto scherzando. Bene, qui centrale si vede una specie di linea che è ovviamente la colonna vertebrale di questo pesce, perché cominciano anche loro a nuotare prima così e poi si girano nell'arco della vita. Si fa... su questa colonna un taglio deciso lungo, poi sempre scoprendo con le mani a quale parte del filetto siamo, o la parte destra o parte sinistra, visto che sono quattro filetti, bisogna scoprire questo con il tatto. Poi ora in questo caso siamo alla parte di qua, si prende il coltello appoggiandosi bene sulla lisca. Per questo ci vuole un coltello flessibile per avere più sensibilità. Si leva tutto il filetto, è facilissimo. Chissà, questa non ha le uova, perché in questo periodo forse si possono avere ora delle sorprese incredibili. Io spero di averla perché sono appassionata di uova di sogliola. Senti Maria, visto che intanto seguiamo, no, l'apertura e la separazione dei filetti, vorrei ricordare i tipi di sogliole, perché ci sono delle sogliole gigantesche e i prezzi un po', se me li vuoi dire o sai. Senti, più o meno. Le sogliole giganti di solito noi non si prende, a parte la sogliola non fa parte del nostro menù. Eccole, ci sono. Vedi? No, guardate che sorpresa incredibile. E io sinceramente le sogliole molto grandi ho mai lavorate. Mai da nessuna parte. Anche tu Duccio, no, vero? No, aspetta, per favore, dobbiamo far vedere questa meraviglia, questo scrigno. Allora, questa qui sono le uova di sogliola con le quali voi non solo potete magari farvi semplicemente un crostino se vi va, ma sono un'iniezione di energia e di bontà incredibile, vero Duccio? Esatto, anche per te. Sono ricche di proteine e
Quindi quelle valgono quasi quanto la sogliola, perciò non le buttate via. Il pescivendolo tenderà a dirvi non no. le volete, vero? Ma invece no. Dicevamo, le sogliolone provengono dai mari del nord, sono molto meno saporite delle nostre, quindi la nostra è una misura anche più normale, no? Sì, diciamo per una persona o... leggermente per me sarebbe troppo scarso, una sinceramente anche per me, sono un'appassionata di sogliola. Strappata la pelle, la stessa cosa che abbiamo fatto nella parte superiore si fa nella parte inferiore leggermente più fragile, e i filetti sono appena più piccoli. Ecco, potremmo dire che la sogliola appartiene un po', e qui forse ci vorrebbe Giuseppe, no, del, appunto di Oliviero, se arriva, appartiene un po', forse, mi prendo il microfono, certo. A un periodo, diciamo, forse degli anni 80, degli anni 70, quando le sogliole erano spesso nei menu dei ristoranti, e ora invece non si sa perché sono molto molto meno. Ecco, buonasera. Il nostro Giuseppe. Buonasera a tutti. Ben arrivato, eccolo qua. Grazie allora, l'invito. Giuseppe, raccontami un po', mentre intanto lei finisce questa opera omnia, le sogliole. La sogliola era tipica di un menù classico degli anni 70, inizi degli anni 80. Si usava molto spesso averla, più che altro era indicata per i bambini, però insomma era una cosa molto, molto particolare, leggera, nelle situazioni insomma di voler mangiare un piatto completo, però che fosse anche delicato, facile da digerire. Però c'era sempre, no? Sempre, perché era fissa pensate alla mugnaia, menù, poi come era fatta. La classica sogliola alla mugnaia, oppure, non lo so, fatta con le olive, insomma erano delle piccole chicche che insomma, se non c'erano nemmeno sembrava quasi che non si lavorasse il pesce, insomma, era proprio un classico. Esattamente, io mi ricordo una sogliola al burro con scaglie di mandorle fatte da Manteca Pinchiorri, oppure i filetti che sono molto versatili, arrotolati. Sì, arrotolati invece... magari con delle zucchine, oppure con degli spinaci, e poi magari passati in forno leggermente, se vi dico, una piccola salsa molto, molto delicata a base di burro. Insomma, bentornata sogliola, va bene, che costa cara però, Abbastanza, diciamo di sì. Bene, via, allora, non è rimasto niente, via. Qui non ora ci facciamo nel brodino nulla, no? Perché ha un sapore un po' diverso. Sinceramente non si usa al ristorante brodi di pesce, perché abbiamo una cucina espressa. Abbiamo poche lunghe cotture, a parte a che ora si fa qualcosa a lunga cottura, però tutto il resto è espresso. Quindi brodi e fondi lavoriamo veramente pochi. Se no si fanno salse espresse, che anche questo è possibile fare, ovviamente. Poi infatti ne ha fatta una che poi ci spiegherà. Allora, i filetti. Allora, facciamo il famoso rotolino, perché poi bisogna avere una cosa abbastanza contenuta. Questo è un bocconcino, sì, potremmo dire. Sì, vedrete voi perché. Pure lo spago, non è che si confonde con dopo questo? No, non si confonde mai nulla. Si se vede non mi che confondere bambino. Io. Come sta il piccolo? Bene. Bene, quanto ha ormai? 3 anni? 3 anni, sì. No, bene, va all'asilo, si e diverte quindi lei con più i bambini. Contenta, vero? No, vabbè. Soprattutto più era ora, perché ha bisogno di scoprire il mondo fuori. Eh sì, perché sennò già cucina questo bambino piccolo. E infatti lui cucina infatti a casa, ma non cucina come diciamo altri bambini. Quando si vede lui, mette le cose nella pentola e fa Za. No, scusate, rinquadratelo. Come fa il piccolo? Ricordiamo come si chiama tuo figlio. Sebastian. Mette le cose nella padella, non gira come i bambini normali. I bambini normali. Così, za. Perché, insomma, il papà è il super, super pasticcere della tenda rossa. La mamma è la super chef della tenda rossa. Super, e, insomma, dai. E lui è un super bimbo. Quindi, allora, a questo terzo. Punto, facciamo questo. Qui dove hai acceso non ho capito. Questo olio. Hai acceso olio, sì. Olio d'oliva. Esatto. Senti, il bel giovane, ti può aiutare certo. A fare qualcosa? Piselli, sì. No? Volentieri, se me li sbucci. Certo. Sbuccia i piselli. Eccoli. Ci mettiamo all'opera. Mettiamo qua. Innanzitutto vi spiegherò che cos'è questo. Forse. Perché ci ho pensato ieri. Eravamo a casa e si è mangiato questi spaghettini di riso. E ho pensato, perché non fare un cestino, visto che siamo a Pasqua? Esatto. E questi spaghettini basta immergere in acqua bollente.
Ecco, spieghiamo, allora, prima di tutto questi spaghettini di riso si trovano nel reparto, potremmo dire, orientale di certi negozi e multietnici, ma ormai sono anche nella distribuzione quella di miglior, potremmo dire, qualità. E ci sono sia di riso, sia di soia. Non confondetevi, perché quelli di soia sono diversi. Questi di riso sono dei pacchettini di questa dimensione, di una leggerezza incredibile. Sì, perfetti per chi avesse dei problemi, ovviamente, di celiachia. Il riso è perfetto, lo sapete, quindi a maggior ragione gli spaghettini. Però devono essere bagnati sempre? In questo caso era soltanto erano immersi in acqua bollente. Quando sono poi immersi in acqua bollente sono comestibili. Avevo questi spaghetti in più e però pensavo che cosa farmi. Dopo per farli, per esempio, cotti, bisogna cuocerli un pochino. Non sono già cotti così, si potrebbe mangiare. Ecco, quindi se ci facciamo il sughetto noi di verdure tipo all'orientale li possiamo aggiungere per averli caldi. Va bene? Bravissima. Telefonata mentre lui sboccia i piselli, sì. E lei arrotola, anzi taglia, no, arrotola l'ultimo filettino di sogliola. Pronto? Pronto? Buonasera, il suo nome? Pronto? Sì, buonasera, sono Lara. Clara? Lara. Lara, da dove? Da Livorno. Lara da Livorno. Allora, vediamo un attimo, Lara. Lei si ricorda più o meno se tutto quello che io ho enumerato essere il premio corrisponde alla realtà o manchi qualche cosa? No, non mi ricordo. Mi dispiace. Vabbè, pazienza, va bene. Cercheremo di ricordare un po' tutto. E, che cosa ha preparato stasera da cena? Stasera da cena cosa ho preparato? Niente. Gnocchi con gli asparagi selvatici e poi baccalà fritto. Mamma mia, ma mi scusi, aspetta persone a cena? No, no, siamo io e mio marito. Senta, suo marito però è fortunato, perché insomma gnocchi ci vuole un sacco. Li ha fatti lei gli gnocchi? Sì. Allora, il tempo di questa signora, Lara, lei lavora oppure no? No, no. Però lavora tanto, perché comunque gli asparagi se li andate a cogliere ieri? No, li hanno portati degli amici che abitano in campagna. Approfitto per salutare Daniela e Marcello. Allora, ciao. Daniela e Marcello di dove? Marcello è sardo. È sardo? Sì. Benissimo. Allora, perché non viene questo Marcello il sardo a portarci qua, ad aspettando il TG, un po' di asparagi, così noi cuciniamo per voi, che non sarebbe malissimo, visto che sono quelli di Bosco? Glielo dica. Comunque, allora, gnocchi ha detto e poi pure baccalà fritto. È una fruttina, sì. No? Una fruttina, sì, sì, sì. E tipo? Tipo ananas, l'ho aperto ieri, quindi stasera lo finiamo. Brava. Senta, a casa chi prepara la prima colazione? Mio marito non la fa e io me la preparo da sola. Povera, ma scusi, ma come si chiama suo marito? Filippo. Filippo non starà a casa perché sicuramente lui non c'è. Allora io chiedo... No, no, è qui con me. È con lei. Filippo, mi passi Filippo? Sì, glielo passo. Insomma, Filippo, Filippo. Filippo? Buonasera, signora Anna Maria. Buonasera, signor Filippo. Senta, due domande. Lei spesso offre fiori alla sua signora? No, no. Perché? Perché? Perché non le trovo. Come non li trova? Ma ora non posso istigarla. Io non porto. Ma insomma, vabbè, allora i fiori come non dite. E perché non prepara mai la colazione alla sua signora? Insomma, l'ho mutolito lei. Lei è muto ormai. Sì, ma... Ho capito, non fate colazione. Però io non la faccio la colazione, non... Senta, ma lo sa che... Sono anni che non fa la colazione. Guardi, malissimo. Che età ha lei? Io ho 55 anni. Allora, senta, un bel 55enne, ok? Che non fa colazione, non si mantiene in forma. Tutti i medici che vengono qui dicono saltate la cena, saltate il pranzo, la merenda, tutto quello che volete, ma la prima colazione no. No, però deve essere più chiaro, eh? Non è che non la fa. Ah.
E allora come sarebbe questa? La fa più tardi? Cioè io mi alzo la mattina quando vado a lavorare e bevo solo una tazzina di caffè. Ecco. Poi verso le 10, l'11 e mezzo mi faccio una schiacciatina con la mortadella, con prosciutto cotto, bevo un bicchiere di spuma. Bene, allora guardi, fa benissimo. È la prima che non fa. Benissimo, allora avevamo capito che lei non... E poi i fiori in porto non ci sono. Insomma, senta, mi dica un po', stasera gnocco, eh? Lo sapeva lei? Gnocco all'asparagi di bosco più baccalà fritto. Che vuol di più? E ananas? Eh? Vediamo se mi dice il peso dei pani. Le ripasso mia moglie. È meglio, va. Arrivederci, Filippo. Sì, pronto, sono la signora, buonasera. Sì, non sì. Lo so, avevo pensato 16 kg e 200 grammi. No, mi dispiace, assolutamente, siamo troppo in là. Allora, Lara, arrivederci. Mi ha fatto molto piacere. È tutto mio, guardi. Buonasera. Grazie e buona serata, visto che lei ha da cucinare anche abbastanza. Arrivederci. Allora, qui abbiamo fatto che cosa a questo punto? Messo in olio queste soglioline che pian piano ora si cuociono. Abbiamo sbucciato i piselli. Sì. Lui ha sbucciato. Lui, Duccio lui. Pistolesi. Abbiamo tagliato in modo longitudinale gli asparagi. E si aggiungono anche queste strisce di peperoni. Poi si fa una specie di tartara di verdure. Allora, mentre noi facciamo la tartara di verdure, ricordiamo anche che abbiamo preso gli spaghettini di riso, sono finiti nell'acqua a praticamente rinvenire ed eccoli qua. E diventeranno protagonisti del nostro cestino di primavera. Pubblicità. Una bella ricetta di primavera eseguita dalla Maria Probst, un futuro centrotavola fra breve che farà Mario e poi Duccio invece di Oliviero che andrà su un classico appunto di Oliviero. Allora Maria, per favore, mi vuoi ricordare tutto quello che hai fatto finora con la nostra sogliolona? Allora, la sogliola abbiamo soltanto levato la pelle, sfilettato i quattro filetti, poi abbiamo legato ogni filetto con un filino di spago, alimentare ovviamente. Ora si è immerso in olio e con una temperatura di circa 120, sarà circa forse un pincellino meno, si bolle dentro l'olio. Ecco. E ho visto che l'hai girata, perché sì. Sarà una cottura veloce, no? Sì, ora si può anche già spegnere il fuoco, perché basta soltanto la temperatura del tegamino per arrivare a cottura. Ecco. Invece nell'altro tegamino abbiamo messo che cosa? Nell'altro tegamino abbiamo fatto ora con le strisce di asparagi e peperoni, abbiamo fatto cubetti, cosiddetti brunoise, ora si saltano un secondo soltanto solo per prendere un po' di calore e poi si spegne già perché è una specie di tartara di verdure. Abbiamo aggiunto anche i pisellini. E gli asparagi però. Asparagi, peperoni, i piselli si saltano un secondo soltanto e poi si può già quasi comporre il nostro piatto, no? Benissimo. Quasi si può comporre. Possiamo comporlo, ricordiamo che è un piatto estremamente semplice e raffinato, ma molto molto dietetico anche. Ricordiamo anche quello che hai fatto qui però, scusami. Qui ho fatto nient'altro che prendere il avanzo di questi spaghettini, l'abbiamo messo nella forma che può essere anche una tazza o qualsiasi altra... qualsiasi altro contenitore che troverete carino, la infilate dentro, la mettete dentro il forno per 4-5 minuti a 100 gradi, poi si seccano, si asciugano completamente e diventano dei spaghetti croccanti. Spaghettini croccanti, attenti perché si possono rompere. Sono di gusto neutro, fanno soltanto il contenitore, sono solo però carini. Sono tanto buoni, devo sanno dire di la poco, verità. Ecco. Insomma, sanno di poco, ecco perché in Cina li rinforzano al ristorante cinese. Qui ci sono ravanelli, mi fa l'idea, che c'è? No, qui ho fatto una salsa di rabarbaro. Che buona! Allora, questa salsa agrodolce, si prende il rabarbaro, vanno spellati. I rabarberi sono praticamente delle radici di rabarbaro e prendi la scorza. Sembra, sono costole come se fosse sera, no? Si tagliano pezzettini con una cipolla rossa di Certaldo, se ancora si trova. Si trova. Due fragole,
si cuoce tutto quanto, si frulla e diventa questo, una specie di maionese che ha un profumo buonissimo, che è un'aggiunta a tutto. Lo mettiamo come fondo per appoggiare questo cestino. Prendiamo questo che c'ha più larghezza, l'appoggiamo qua. Poi abbiamo tutte le nostre verdurine pronte. Ora si possono fare ovviamente anche molto più grandi questi cestini, è soltanto un'idea. Questa diciamo che due diventano una porzione, ma dipenderà molto da quanta soglia la metti, perché se diventa un filettino e basta, allora è ovvio è un entrée. Se mettiamo quattro cestini diventa un pranzo, un secondo direi completo, no? Sì, quindi ecco, aspetta che... Alla funzione che ha il piatto si fa cestini grandi o piccini, si mettono più o meno sogliole. Si possono fare dei stuzzichini. Un pochino più avanti, dobbiamo tagliare ovviamente... Lo spago, si leva lo spago e si appoggia in cima. Ora si potrebbe fare delle guarnizioni con un po' di erba, con un po' di fiorellini di rosmarino, non troppi fiori mi raccomando, se no è tutto fiore. E infatti sono d'accordo con te, io non voglio più fiori nella mia vita se non quelli che mi porterà Mario, va bene, perché nelle nostre tavole cominciano a esserci troppi fiori adesso, sì. Chi mangia primule, gerbere nel risotto, insomma un minimo, qui dove vai a finire? Scusami. Prego, dove l'è? Eccolo, e questo in questo caso è un stuzzichino. Aspetta. Andiamo avanti, eccolo qua. Bellissimo piatto, brava Maria, per favore ricordaci tutto quello che hai fatto, hai guarnito anche con una sezioncina di ravanello. Che questo è un cestino primaverile con asparagi, peperoni, la sogliola, spaghetti di riso, ravanelli, rabarbaro. La grandezza a vostro piacere. Allora ricordiamo però come abbiamo fatto, abbiamo spellato la sogliola, creato quattro filettini, estrapolato le uova che vi consiglio di usare per altre cose, dopodiché i filettini si sono arrotolati su se stessi. Abbiamo immerso in olio, cotto... prima legati. Legati, immerso in olio, cotto a cottura media, abbiamo fatto la tartara di verdure, asparagi, piselli e peperoni, abbiamo spadellato un secondo soltanto per dare una scaldatina e basta. Poi abbiamo levato la sogliola dal tegamino, dal cestino già preparato prima, il cestino è di spaghetti di riso asciutti nel forno a 100 gradi per 4 minuti, composto il piatto e basta. Tutto lì. Tutto lì, complimenti vero Duccio, sì, che ne pensi? Veramente, ma sentirai che squisitezza. Poi li faremo tutti assaggiare a Mario Selicato, che adesso dedicherà a questo piatto, che ha queste nuance, anzi, potremmo dire sul lilla e sul rosa, un centro tavola. Vieni, vieni Mario, alla tua postazione lì, intanto una telefonata. Pronto? 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 Buonasera, con chi parlo? Pronto, con chi parlo? Sono Anna Maria. Oh, Anna Maria, veramente, mi mancava. Anna Maria, io... Anna Maria, buonasera, mi dica tutto, spari subito il numero dei pani, il peso. Senta, io dico sono un chilo e 440. Anna Maria, ma questi non sono i panini lillipuziani, veramente, dei viaggi di Gulliver, questi qui... Sono pani di sostanza, pane toscano. Ma questi pani sono belle rotto le scatole, È vero, io concordo. Però aspetti, faccio leggere un attimo tutto quello che avremo. 10 kg di pane in vincita, 5 kg di tarallini grissini, pan carré, quello che volete, biscotti, sì, biscottini. 10 kg di pane che a me piace tanto. E quindi già pianga un attimo. Poi abbiamo, tanta grazie per la casa che ci offre questo portapane, giustamente con 10 kg potevano anche avere un cestinone e noi lo rimettiamo qui. Poi abbiamo il libro di Alvaro Claudi, poi abbiamo 6 confezioni di confetture di piaceri, poi abbiamo il gelato, 1 chilo del triangolo delle Bermude, che non è più triangolo delle Bermude ma sono i gelati del Bondi, poi abbiamo la colomba super farcita di Alessandro Malotti, lo conosco. Ecco, poi abbiamo il pastito dell'Elba, le erbe dell'Elba e un corso di cucina per i cuochi, va bene? Poi controllami se ho...
detto tutto. Sì, abbiamo detto tutto, abbiamo detto tutto. Quindi poi potremmo anche aggiungere qualche altra cosa qui stasera. Quindi è vero che vi avrà, come ha detto lei, un pochino seccato questo, ma la vincita sarà gloriosa, potremmo dire. Va bene, Anna Maria? Arrivederci. Vai, Mario. Vedo che sei pronto per spiegarci, come se io non fossi qui accanto a te, come fare e gli attrezzi necessari per fare un bel centotavola. Va bene? Sì, benissimo. E di che tipo? Allora, questo qui è un intreccio con del fil di ferro e del giunco, fatto a nido. All'interno c'è un posizionato del cellofan a tenere la spugna bagnata e tra la spugna e il cellofan e cesto ci ho messo il muschio per frenare, per ancorare la base, in modo che io poi vado a costruire la mia composizione e non si muove. Rimane nell'acqua, dura un bel po' di giorni ed è godibilissima da vedere. Cominciamo con i ranuncoli, questi sono i ranuncoli di Sanremo, i cloni vengono chiamati, si parte dal centro, infilo sempre un fiore centrale, per darmi la forma. Sono fiori, fra l'altro, che durano anche molto tempo, i ranuncoli, no? Sì, i ranuncoli, sì. Questa è un'eccellenza italiana, davvero. E questi, ma non erano anche le roselline di Firenze, venivano chiamate? Una volta venivano chiamate roselline di Firenze, adesso non le coltiva più nessuno a Firenze. E quindi sono diventati di Sanremo, pensate un po'. Ma sono molto, molto belli. E invece il nome di queste rose, questa è una delle mie preferite, dei colori preferiti. Questa è una rosa Sandra, è una rosa che ha un colore sul rosato pallido da una sfumatura di verde, vedete? Viene chiamata anche kiwi, dipende da chi, dal produttore o dal... Poi abbiamo questa rosa qui, guardate, che è la rosa che è viola, cerchiamo di i colori di distribuirli per bene. Senti, scusami, il taglio però che stai facendo è un taglio estremamente netto. Deve essere netto. A taglia d'organo. Ecco, possiamo far vedere brevemente, scusami, questo è un pelucchino. Pela patate. E pela fiore invece, va è bene? È più sezione... semplice e più comodo, si taglia. Così. Attenti a non tagliarsi il dito, si taglia, si tiene, appena si incide si lascia. Ecco. E l'incisione avviene. Infiliamo un'altra rosa. Un po' più basso e cerchiamo di creare degli alti e dei bassi in modo da non renderla troppo statica. Poi fra l'altro credo che ora noi stiamo dando delle indicazioni con dei fiori che sono ovviamente fiori acquistati, fiori coltivati, però sì. Sapete, la natura offre miliardi di possibilità, per esempio potremmo aggiungersi addirittura il rosmarino, no? Con sì, il lilla, no? Certo, questo è possibile tutto. Quindi, adesso ci aggiungiamo, vedete un po' come era già un po' statica, con l'astromelia, che è un fiore che tanti non apprezzano, riesce a dare movimento alla composizione e la rende anche più, secondo me, più romantica, più dolce. Hai ragione, anche perché questi sono tutti fiori a corolla tonda, potremmo dire, mentre sì. Invece questa un po' arruffatella è meglio. È multidirezionale, va un po' di qua e un po' di là. Quindi il segreto è partire dal centro e poi andare in giro, intorno? Io faccio in questo modo. È la cosa migliore per riuscire a circoscrivere dove puoi intervenire e dove inserire gli altri fiori. Senti, secondo te usa ancora il centro tavola? Ma io non sono d'accordo quando diceva che ci sono tanti fiori in tavola. Ci sono quando c'è le... cerimonie. No, ma Mario, noi parlavamo di fiori nei piatti, proprio nei piatti, presente. Ah, nei piatti, ah, no, pensavo ma i no, fiori, perché ma la fiori, gente ma purtroppo, no. Purtroppo la gente i fiori non è abituata a regalare, ma anche se regalano un fiore. Il primo giorno di primavera bastava che regalavano tre o quattro. Hai ragione, narcisi, io infatti ho dedicato pochissimo. Le mammole, mi sono colta le mammole e ecco, le ho dedicate. Allora, adesso ci mettiamo invece qualche rametto di fresia. Io adoro le fresie, profumatissime. Che hanno un profumo soave, delicato. In questo modo noi... Noi parlavamo dei fiori nei piatti, perché ormai pensavo... c'è questa moda che vedi, ecco, per esempio, sì. Qui è stato nel nostro piatto, che poi a cui sarà abbinato il tuo centrotavola. Certo. Ci sono pochi fiori, ma altri mettono fiori, fiorellini, fiorelloni, tutti fiori vero, vedibili, ma insomma non esageriamo. Capito. Adesso noi ci mettiamo un goccio del rosmarino per riprendere il colore. Guarda, ce l'ho ancora più bello.
E poi dà un tocco più, più campestre, no? E lo mettiamo qua. Laterale, qui. Anzi, lo mettiamo laterale questo, guarda. Così almeno. E guarda. Che carino. Che diventa un tutt'uno con il cesto, brava, così. Io ho una grande passione. Ecco fatto. Ti posso dire la verità, Mario, hai fatto un cento tavola delizioso, veramente proprio bello, 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 e a questo punto lo posso andare a mettere là? Certamente, certo. Grazie. Prego. Usano ancora quindi cento tavola? Usano, eh? Sì, sì, certamente. Guardate che meraviglia. Mario, fra l'altro, è un, scusate, vero maestro, quanti matrimoni all'anno fai? Ma ultimamente ne faccio pochi. Come fai i divorzi allora? Sì, faccio i secondi matrimoni. Mi piace l'idea. No, si fanno più che altro anche per stranieri, gente che arriva dall'estero e vanno in queste ville, fanno i matrimoni finti, li chiamano adesso. Cioè, chi vuole tantissimi fiori? In chiesa non ne vogliono ne vogliono pochissimi. Mentre quindi invece alle ville ne vogliono tanti. Ne vogliono tanti. E i bouquet da sposa? Anche lì varia, però quello più semplice, il più semplice possibile, sulle rotondità la maggior parte si basa. Quindi non quello inglese con le verzure che cadono, da meno? Pochissimi usano quelli. La maggior parte, ecco, adesso usa il tondo un po' disordinato ma ordinato, con leggermente i gambi a vista finali. Quindi senza fiocchi, senza orpelli. Quindi siamo tornati alla bellezza dei fiori, potremmo dire. Senti, poi porto di là e continuiamo la cucina. I fiori seguono delle mode. Per esempio, io amavo i garofani e sono quasi scomparsi. Qual è il fiore, secondo te, più di moda adesso? È sempre la rosa. Gira e rigira, però quando c'è le stagionalità io direi di apprezzare quelle. Ad esempio adesso c'è le peonie. La primavera ci sono questi. Ecco, guardiamo i fiori di Narciso, primavera. I ranuncoli, i tulipani, le frese. La calendula. La calendula che non viene mai usata, io la uso nel mio negozio perché è un fiore antico, ma molto anche bello, a me caldo. Piace molto. E poi lascia anche, sprigiona un profumino. Quasi d'arancio strano, sì, vero? Infatti, ora la prendiamo in mano. Dopo mi farai una cosa per la, con calendula, la calendula, va bene? Sì. Questo come lo chiamiamo? Primavera. Primavera, va bene, eccolo qua. Metti il sottopiatto rosa, vedete, di tanta grazia per la casa, lo mettiamo qui nel nostro prato muschiato ed eccolo qua e qui accanto mettiamo il piatto di Maria Probst. Che dire, eh? Fantastico. Che colori, ragazzi. Bellissimo, guardate che bello. Bene, 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 a questo punto sono pronta. Lui fra un po' per l'altro cento tavola, tu invece per un piatto classico di Oliviero che è? La nostra cipollata. Allora, vieni Maria. Allora, qui andiamo a utilizzare uno spaghetto di grani antichi toscani, di Fabbri, ok? Quindi abbiamo di Greve in Chianti. Di San Donato. San Donato. San Donato. E quindi buttiamo subito in cottura perché è una cottura lunga. Okay? 18 minuti. Esatto, andiamo subito in cottura. Poi come ingrediente abbiamo utilizzato una cipolla bionda, del guanciale di cinta senese. Eccoli qua gli ingredienti. L'ingrediente, vedete? Sempre cerchiamo in casa, sempre con del guanciale di cinta senese. Abbiamo delle cipolle e degli agretti con cui andiamo a fare uno spaghetto doppio. Praticamente quando andiamo a servire il piatto sembra ci sia uno spaghetto doppio, ma ha un bel effetto ottico anche a livello di sapore. Belli, allora, gli agretti, dopo ne parliamo. Certo. O barba del prete, o barba di chi, del frate, vedete? Esatto, più del frate. Fra l'altro fanno benissimo alla salute, non è che li consideriamo tanto gli agretti. Quindi cipolla, io mi allontano, vieni Maria, si piange, far piangere, si noi faccio non vogliamo piangere, non faccio piangere. Quindi oggi è primavera, non si piange. Andiamo a tagliare la nostra cipolla fine. Ricordiamo che ci vuole una cottura prolungata per questo piatto, per la cipolla, deve diventare quasi una crema. Quindi come tutte praticamente le cotture di piatti dove la cipolla è molto predominante, esatto, c'è bisogno di tempo, c'è, no? C'è bisogno di tempo. Andiamo a mettere dell'olio extravergine in padella, poco. Ok, ci siamo. Se permetti ti tengo la padella in grazie aderenza, mille, perché altrimenti... Non ci sta, anzi, cioè, facciamo questo. Così. Vai, ecco qua. Fuoco. Andiamo a mettere la nostra cipolla, che deve rosolare piano piano... all'incirca io questa quando la preparo ci metto dalle 2 ore alle 3 ore. Pensate un po', quindi è più stufare, potremmo dire, esatto, perché alla fine rilascia del liquidino, se no... Esatto, sì, sì, se no poi dopo si secca troppo. Andiamo a metterci un pizzico di peperoncino. Ok. Bene, ci vuole nella vita.
un pizzico di peperoncino. E adesso appena ci il nostro... Oh, prego. Io intanto vedo di girare. Sì, grazie. Giriamo la nostra... È una collaborazione, siamo una squadra. Ma siamo insomma, questa una è una brigata. Famiglia. Anzi, Mario, puoi venire qua prima. Prego, di... Mario. Vieni, Mario. Usiamo anche te, visto che hai le braccia lunghe. Tieni, gira tu la pasta. Ecco. Oh, che te sei per la pasta. Che onore. Siamo una bella brigata. Due per le cipolle. E adesso andiamo... E lì che c'è, scusami. Qui abbiamo del brodo vegetale. E semplice... Maria non si fa niente. Dimmi. L'abbiamo... Si fa il tifo. Fa il tifo. Allora, il classico brodo vegetale. Ora viene esatto. Un brodo di nulla, come potremmo dire. Eh no, con tutti i prodotti che abbiamo adesso, questo periodo. E andiamo... Lasciamo andare, lasciamo cuocere piano piano finché non si appassisce la nostra cipolla. Ecco, questo, quante cipolle però per capirsi? Per sei persone io ci andiamo pesante, andiamo su quattro belle cipolle grandi. Sì. Quindi vedete la cipolla, la dimensione della cipolla è questa, guardate qua. Esatto. Ecco, qua. Esatto. Che poi in realtà diventerà veramente poco, sì, no? Diventa una crema, diventa risulta poco poi alla fine. Non ti affannare, no, ci vuole 18 minuti, era giusto l'inizio. Che, no, ma io, ti piace? Sono felice. Sì, essere... allora cambia mestiere, diventerà cuoco e noi fioristi. Quindi, allora, a questo punto che si deve fare? A questo punto andiamo a prendere il nostro guanciale. Mm-hmm. Abbiamo tolto la cotenna, ok. Allora, guanciale, fallo vedere per bene, per favore. Eccolo sempre qua. Qui le caratteristiche del guanciale, quali sono rispetto a una pancetta? Ha una venatura di grasso maggiore rispetto a una pancetta, ha un sapore decisamente diverso, un po' più robusto. E soprattutto poi questa caratteristica da cinta senese, la cinta è un maiale che rende meno rispetto a maiale. Dice che poi c'ha le guanciotte meno belle. C'ha le guanciotte meno belle. Insomma, qui parliamo di guancia, guanciale, quindi di una parte già morbida, esatto. E quindi estremamente delicata. E la caratteristica rispetto a una pancetta è di avere un grasso più soave che poi si strugge e quindi è buonissimo. Da dare una cremosità maggiore al nostro piatto. Abbiamo il pane, con tutto il pane che dobbiamo vincere, una fetta di pane. Pubblicità, intanto non lo tagliamo. Esatto. Allora, Duccio Pistolesi per il ristorante Oliviero di Via delle Terme di Firenze, mitico ristorante. Veramente mitico, sta preparando la cosiddetta cipollata, un piatto che è mitico quanto il ristorante, no? Esatto, ha la sua storia, che clienti storici... Ugo Tognazzi? Esatto, che pur venendo, avendo una proposta di piatti innovativi, ci richiedono sempre questo piatto perché ha la sua nomea ed è importante, insomma, gli piace. Insomma, fatevi dare il librone e leggerete i ghiottoni della storia italiana del cinema che sono passati lì. Esatto. Allora, noi abbiamo messo la pasta del pastificio Fabbri, pastificio artigianale, livello eccezionale, asciugatura 3, 7, 8 giorni, insomma, da morire, a bronzo. A bronzo, esatto. Finita in padella, nella pentola. Nella pentola. Poi, qui sul fuoco abbiamo le nostre cipolle che sono andate a brasare con del peperoncino e adesso andiamo... Quattro cipolle, vedete, di questa grandezza. Di questa grandezza. Che si sono piano piano appassite. Poi abbiamo allungate col brodo vegetale. Scusami, ma voglio far ricordare. Poi abbiamo il guanciale buonissimo di cinta senese. Abbiamo un ottimo guanciale di cinta senese che andiamo ad aggiungere adesso. Io reggo la padella. Dimmi che se non reggo bene. Cioè, da grande chef a reggi padella, potremmo dire. Ok. E adesso andiamo ad aggiungere il nostro tocco maggiore a questo piatto, che sono gli agretti o barba di frate. Allora, guardiamo gli agretti un attimo, permetti? Certo. Perché sono di stagione. Praticamente Pasqua e primavera arriva con gli agretti e con gli asparagi. Guardate un attimo. Sono fantastici. Sono fantastici, hanno quel sapore... Profumo un po' terroso. Sì, infatti quando dobbiamo pulirli bene e... Un po' ricorda il sapore della barbabietola, sì. Vero? Mario, vieni a sentire qua, se ti ricorda. Però hanno di agretto che cosa? Senti, vero? Sì. Leggero di terra. Sa di bosco. Di bosco, di bosco. Sì. E invece bosco, di tutto questo bosco. Muschio. Sono leggermente agrognoli. E sono esatto. Leggermente agrognoli. E come li puliamo? Racconta. Allora, leviamo la radice, la barbetta finale, sì. Che sta nella terra, che è molto molto sporca.
e dopo li andiamo a sciacquare sotto dell'acqua fredda e io li ho sbollentati in acqua bollente e poi raffreddati immediatamente in acqua e ghiaccio e un pochino di sale per mantenere il colore verde della clorofilla in modo tale che risultino nei piatti un po' più vivi, dare un colore un po' più primaverile. Esattamente, con le uova sono un classico della primavera. Esatto. Allora, a questo punto dove li mettiamo? Allora, a questo punto andiamo a prendere i nostri agretti e li aggiungiamo alla nostra salsa. Assaggiamo l'agretto. Posso girare? Certo, grazie. Un onore. Guarda come giro io, non gira nessuno. Come giri tu non gira nessuno, infatti il nostro cameraman gira come un matto per riuscire a trovare l'inquadratura visto che giri. Aspetta un attimo, permetti, tanto il brodo vegetale ormai... Ormai il brodo vegetale no, ci aiutiamo con l'acqua di cottura. Scusami del tanto. Nostro spaghetto. Eccoci qua, guarda di là, voilà. E voilà, eccoci qua. Ecco qua. Abbiamo aggiunto dell'acqua di cottura. E tra poco il nostro spaghetto lo andiamo a finire a risottare insieme a questa salsa. Che vuol dire il termine risottare applicato alla pasta? Il termine risottare applicato alla pasta, praticamente facciamo la stessa cottura del risotto, però con la pasta, quindi lo mettiamo in padella e lo cuociamo lentamente con l'acqua di cottura e lo portiamo avanti. Quindi così l'amido? L'amido aiuta a nappare meglio la salsa sul finale. Che vuol dire nappare? Nappare, allegare tutto il nostro, la nostra salsa insieme. Esatto. E renderla più cremosa e viene una bontà. Poi dopo la vediamo. Ma guardate quanto è convinto questo ragazzo. No, proprio convinto, convintissimo. Troppo. Allora nappiamo, vai. Prima che bisogna così... prima dobbiamo iniziare, eccoci qua. Perché andiamo. La pasta è ancora, sappiate, durissima. Esatto. Se vi capita di andare a San Donato, andate, perché Fabri è veramente un maestro. A noi ha fatto una lezione sul glutine qua in TV incredibile. È un'arte, veramente, sì. Senti, ma è vero che da Oliviero usa ancora fare finalmente la lampada? Allora, da Oliviero la lampada. Andiamo ancora avanti a fare... Francesco è un maestro per questo. E quando c'è necessità e si presenta l'occasione, fa questi fantastici salsa a pomodoro fresca o li finisce fuori in sala ed è uno spettacolo. Allora, una promessa, guarda, che dopo estorcerò Giuseppe, cioè voglio fare una puntata tutta lampada. Va bene, Maria? Va, me lo dici quando ci sono. Perché è lì che il vero maître si mette in discussione. Allora, andiamo ad aggiungere un altro... ingrediente. Direi non ci sono tanti che lo fanno, No, ormai no. È proprio un'arte elegante, estremamente. A Venezia, per esempio, lo fanno molti ristoranti lo fanno ancora. Senti, questo che cos'è, scusami? Questo è il nostro guanciale che abbiamo abbrustolito in forno, che utilizziamo dopo per guarnire il piatto. Allora, per le guarnizioni passiamo a quelle intanto che risottiamo. Certo. C'è il guanciale. C'è il guanciale, ci sono degli agretti soffritti, rinforzati, esatto. E qui abbiamo del peperoncino jalapeño colorato per dare un tocco di colore al piatto. Sempre il peperoncino come si chiama? Jalapeño. Jalapeño? Sì. Un tuo amico? Un mio amico, sì. Un mio amico è venuto a trovarmi dal Messico. Invece di avere tipo Gennaro giù di Napoletano, esatto. Jalapeño. Esatto. Va bene, questo jalapeño ci piace. A questo punto mancheranno ancora perlomeno 7 minuti, esatto. Tutto il tempo della nostra puntata prima di riuscire ad avere questo piatto pronto. Poi ci chiamerai nel frattempo, esatto. Telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, il suo nome? Pronto? Sono Francesca da Firenze. Francesca da Firenze, lei ha ben in mente che cosa potrebbe avere presto a casa? Sì, tante cose, dei bellissimi premi. È vero, tante, divertenti, allegre poi, tutte varie. Allora, e di tutti questi premi che ho enumerato, quale veramente le interesserebbe di più? Ma mi piacerebbe molto il corso di cucina e il cestino per il pane, lo trovo molto bellino. Sembra quasi un cestino da ricamo. Vede, guardi che carino che è il cestino da pane con questa sua copertura, eccolo qua, veramente delizioso, soprattutto per poter tenere il pane in caldo. Allora, vediamo subito, non le chiedo che cosa ha cucinato stasera perché lei è vibrante per dirmi questo peso dei pani. Quanto pesano? 9,770 kg. No. No. Oh, peccato. Peccato, lo dico sinceramente. Senta, visto che centrotavola meraviglioso che ho,
Ma bellissimo, stasera è una gran bella puntata, ho visto anche i piatti che avete fatto, bello tutto, complimenti. Grazie, decisamente, beh, sono due grandi, sia la Tenda Rossa sia Oliviero. E il terzo grande è lì che sta per preparare, lo dedichiamo a lei, un centro tavola con l'amatissima e da molti ignorata calendula e gli agrumi, intanto che stiamo risottando. Va bene? Riprovi, perché lei era molto, ma molto sul fuochino. Va bene? Ecco, bene, va bene, riproverò. Grazie, buonasera. Arrivederci, buonasera. Mario, a te il prossimo centro tavola. Allora. Con? Con delle arance. L'altro giorno ne sbucciavo una, era molto buona. Ho aperto praticamente la buccia. Era bella polposa, ho infilato un dito, però ho detto qui si può fare un qualche cosa di particolare. Si infila il dito tra la scorza dell'arancio e la polpa e si lascia aperta anche questa. Hai bisogno di un grembiule? No. Perché tanta grazia per la casa mi ha fornito di un grembiule a righe, pazzesco. Sì, quello è eccezionale. È quello che noi vedete? Non riuscivamo. Fate, e allora dimmi. Leggermente scollegata appena appena la buccia dalla scorza dell'arancio. Anche quindi questo diventa quasi un contenitore a questo punto, forse. Brava. Non capisco. Qua. Vieni, vieni, vuoi sapere di arancio? Questo è un arancio siciliano, siciliano naturale, non, sì, non quindi trattato. Non trattato. Poi con il mignolo andate al centro e fate un buchino. Ecco. Fatto. Poi pigliate, poi prendete. Questi qui li conoscete cosa sono? Questo è Dianthus. È il garofanino, lo chiamano garofanino cinese, e lo infilate tra la polpa. Scusami, ma per aspetta, farlo stare dritto, sì, sì, non dobbiamo dare una... Brava, no. Ah, ecco. Vedi? E l'emozione, mi trovo con dei mitici qui, è e mitici. Come si fa? Allora, no, è che io sono abituata a farli, ecco, vai. Uno per dargli la... Io ti pulisco tutto. Due. Tu sei un mitico comunque, lo sai, no? E tre. Ecco fatto, quindi sono così, seduto. Così, stanno fatti. Poi si prendono. Allora, dicevamo, questo garofanino cinese... Questo lo mettete tra la polpa e la corteccia, come corolla. È molto semplice. Senti, ma se noi non trovassimo questo garofanino cinese... Ci mettete qua. Che ci possiamo mettere? Ma queste adesso si trovano. Ecco, anche quella specie di... Nei campi, quelle specie di... Infiorescenze tutte le ombrellifere? Verdi. Le ombrellifere, sì, ecco, potrebbero andar bene? Guarda, sono lì. Ecco, sì, ha portato l'ombrellifera. Vedete? Quella... Allora, uno, prendete anche l'altro, aspetti, che li tagliamo così almeno. Io te lo metto così. Tagliamo. Via, c'ho l'aiutante, la Bardotta. Chi è questa Bardotta? La Bardotta è quello che aiuta il fioraio. Ah, si chiama la Bardotta? Di solito dicevano a Firenze, l'ho imparato, il la Bardotta. A Firenze chiamano il Bardotto. Poi la Bardotta, va bene. L'ho imparato qui. La Bardotta, perché? Da dove vieni? Ma io sono di origine pugliese. Ah, bella la Puglia. Ho vissuto 20 anni a Milano e adesso vivo con una moglie fiorentina. Perché le fiorentine anni. Quando colpiscono decisamente di brutto. Sì, sì, sì. Senti, dimmi un po', a parte allora, questo, no, lascia, lascio così, Milano sì. Ha un gusto per i fiori completamente diverso, per gli addobbi. Io ho imparato lì, infatti. Ecco, che è molto essenziale, e mazzi anche piccolini. Qualsiasi cosa. Ecco la calendula. Prendete la calendula e la infilate... Semplicemente dove c'è il foro centrale dei... Tra l'altro questi fiori di calendula, i petali, sono quelli che vi serviranno anche per fare delle tisane se li seccate. Quindi certo. È tipica della nostra campagna toscana, sì, vero nascono spontanee, sono un po' più piccole. Queste sono coltivate a Sanremo e le spediscono in tutto il mondo. Ecco fatto. Che bello. Questo bellissimo. Qui poi al limite, se bisogna dargli un tocco. Io voglio dargli un tocco. Prendiamo quindi del bianco, che con il bianco del piatto è trasparente.
o lo buttiamo così. No, no, ma io ho il sottopiatto per te. Non sì. Assolutamente sì. Datemi il verde. Ecco qua. Oh. Allora. Vieni. Lo concludiamo qui. Togli pure le arance. Da lì, così ci mettiamo. Tanto pazienza. Scusami. Ah, scusa. Vieni. Poi qui potete giocare, se volete. Come giochiamo? Potete metterli magari un po' anche... Orientarli in modo come mi pare, infilando uno stuzzicadenti da parte a parte. E rimane fermo da portare quando dovete... Ah, quindi facciamo in modo di orientarle orientarli, così. Ecco, sì. Orientiamole in questo modo. Allora, aspetta, così. Sì, non mi forare la mano. No. Ecco. Uno, e poi è uscito? Sì. Mi sembrerebbe no, di no, sì. No, non deve uscire. Allora, di là no. Allora, uno e poi... Un altro da quest'altra parte. Un altro qui. Praticamente lì sigilliamo l'uno con l'altro. Quindi sono uno, due e poi mettiamo anche quest'altro. Questo tanto è già sigillato. Sì, ci sta. Sì, sì. Ma io... Guarda. Non sei convinto. Così almeno siamo sicuri. A questo punto poi dovremo aspetta. Tagliare. A questo punto tagliamo... Intanto il nostro Duccio prepara il piatto. Sì, siamo a un buon punto. Bello. Senti, ecco che meraviglia. Mettiamoci il tocco di bianco. Poi colore potrebbero del... essere anche dei fiori di mandorlo, no? Sì, adesso che raccogliamo. Questo richiama il fiore, quello del limone, no? La fiore di sì, zagara. Il fiore di zagara. Un po' grande, comunque. Grazie, guardate che bello, eh? Questo potete farlo Eccolo a casa qua. In qualsiasi ortaggio. Bellissimo, si può fare volendo anche con il limone, mettiamo un tulipano, un tromboncino, eh? Certo, ormai certamente. Porto subito qua per... decorare il nostro, la nostra ipotetica tavola fatta di muschio in attesa, guardate che bello, che arrivi l'altro piatto. Esatto, abbiamo finito di cuocere la pasta e stiamo impiattando, andiamo a finire di condire la pasta con l'ultima salsa rimasta. Ci mettiamo sopra i nostri agretti. Che meraviglia, vieni Mario, forse ce la fai anche a farmene un altro però di centro tavola. L'altro velocissimo, mamma mia. Andiamo a mettere il nostro... Ciampito, come si chiamava. Esatto, lo abbiamo soprannominato così, ormai rimane così. Ed eccoci qua, ci mettiamo il nostro guanciale, lo possiamo mettere qua. Ecco pronto. Questo è un piatto di tutta salute e di una grande, grande bellezza. Bravissimo, grazie. E bravissimo Oliviero ad avere ancora questo menù così bello, anche se datato e ricco. Prego, per favore, velocissimamente allora, tutti gli ingredienti. Allora, abbiamo utilizzato il nostro spaghetto Fabbri, delle cipolle bionde, 4, guanciale di cinta senese, ma va benissimo anche un guanciale di un altro maiale, agretti, olio extravergine, peperoncino e sale. Questo è tutto, andiamo a cuocere le cipolle, abbiamo stufate, il guanciale l'abbiamo aggiunto a fine cottura e gli spaghetti li abbiamo cotti insieme alle cipolle per la maggior parte della cottura. Bravo, bravo. Giuseppe, vieni subito qua mentre noi abbiamo l'ultimo... Eccomi di nuovo. L'ultimo centro tavola che seguiamo qui, che viene fatto molto velocissimo con... Tulipani. Una bulle praticamente, cioè un contenitore, un cashbow di vetro trasparente. Vero. Tulipani, ci sono... E il salice sinuoso è parecchio sinuoso e sì, usa perché ancora... si usa quando è fresco, altrimenti si spezza. Dice che essere piangente è sinuoso, mi piace anche di più a voi. Sì, più divertente. Bello, bello. Ecco, questi qui sono. Allora, questo è rotto, se li mettiamo qui, poi ci mettiamo un giro di ginestrella. Che profuma centrale. Tanto la casa e dura. Uno, due, centrali. Poi ne mettiamo un altro, più piccolo chiaramente. Sì. Poi pigliamo un'altra ginestrella, sempre centrale. Dove sei? Bello. Oggi una puntata tutta particolare. Mentre lui continua, Giuseppe, dimmi ecco un po'. Fatto. Oliviero, che cosa significa per te? Ormai sono prettamente legato a questo ristorante.
i clienti, la storia, tutto quello che si porta dietro e che cerchiamo di portare avanti con il nostro lavoro, eccetera, eccetera, inorgoglisce, ci rende veramente, come posso dire, aumenta se possibile la nostra passione per questo lavoro. E ogni sera c'è un cliente diverso, un'esigenza diversa, una richiesta diversa, e la piacevolezza diverso. È quella. E il piatto si inventa sul momento, se possibile. Grazie, grazie. Allora guardate come è stato completato da Mario con le ombrellifere, quella che io vi dicevo, andate per campi ora che è primavera, non state a casa, e poi farete 200 tavole meravigliose, tutti qua alla fine a salutare tutti insieme la primavera qui ad Aspettando il TG. Mario Selicato, la fioraia, Viale Mazzini, Duccio Pistolesi, il ristorante Oliviero, Via delle Terme, la mia amatissima Maria Probst, ma Natascia Santander, tutta la famiglia della Tenda Rossa, e poi c'è lui, Giuseppe. Buonasera. Di Oliviero, ma salutiamo anche grazie Francesco. A tutti voi, buona primavera da Aspettando il TG.